trovare i talenti ed aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. E questa è la missione della Scuola Federale AC Sport, che oramai da 41 anni investe nel motorsport per lanciare i campioni di domani. Proprio con questi presupposti, l'Università dell'Automobilismo ha organizzato la 20ª edizione del Supercorso, l'attività principale del programma didattico che ha raccolto all'Autodromo Vallelunga 6 tra i migliori piloti emergenti dal settore karting. Si tratta di Riccardo Cirelli, Mattia Colnaghi, Emanuele Olivieri e Giacomo Pedrini, ai quali si aggiungono due profili internazionali, l'olandese figlio d'arte René Lammers ed il lettone Thomas Stolcermanis. Una selezione di giovani tra i 14 ed i 15 anni di età inviati nel circuito romano attraverso un percorso di selezione partito dai campi di gara e passato anche attraverso gli stage karting, fino agli ultimi ACFDA Camp e Maranello, grazie alla sinergia con Ferrari Driver Academy. Il Supercorso federale, che poi tra l'altro quest'anno, proprio nel 2024, giunge alla sua 20ª edizione, è un po' il punto di arrivo di un percorso di selezione di piloti che però parte da lontano, perché da tanti anni la Scuola Federale ha attenzionato sempre di più il mondo del karting, e quindi noi partiamo proprio da un percorso formativo dal Kart Summer Camp. E poi passiamo ai ragazzi che sono invece più in età auto, con gli FDA AC Camp che svolgiamo proprio in collaborazione con Ferrari Driver Academy, a cui accedono dei ragazzi che hanno dai 14 anni e 6 mesi fino ai 16 anni, e come selezione per il settore velocità in circuito arriviamo al culmine con il Supercorso federale. Ma il Supercorso è la conclusione di un anno di intenso lavoro che gli istruttori, che il direttore Raffaele Giammaria fanno su tutti i campi di gara, che vanno dai kart agli AC Weekend, ai rally, a tutte le gare che fanno parte del panorama di AC Sport. Nel tempo è cresciuta tantissimo, si è modernizzata questa scuola, molto merito di Cristiano Del Balzo, che l'ha fatta partire 20 anni fa, anche se prima c'era una storia di centro federale. Oggi è la Scuola Federale, abbiamo avuto tanti bei risultati con giovani che oggi calcano il panorama mondiale delle competizioni, anche molto giovani, quindi vuol dire che il lavoro fatto è stato un lavoro proficuo e ci dà immensa soddisfazione. Anche per la 20ª edizione non cambia il format del Supercorso, organizzato dalla scuola su 4 giornate a partire dalle valutazioni iniziali ad opera di Formula Medicine. Una serie di prove e test sia sotto il profilo mentale che sotto l'aspetto fisico permettono ai professionisti della struttura specializzata in medicina dello sport di stilare un rapporto dettagliato sulle potenzialità dei piloti. Un lavoro che allo stesso tempo permette ai ragazzi di comprendere il modo giusto di prepararsi allo sport e soprattutto una mentalità ed un approccio professionale che i piloti, al giorno d'oggi, devono mantenere continuamente anche fuori dalla pista. Formula Medicine all'interno del Supercorso si occupa nel primo giorno delle valutazioni psicologiche e fisiche tramite alcuni test in cui appunto valutiamo proprio oltre alle capacità fisiche degli atleti, appunto dei piloti, anche le loro capacità psicologiche, e questi test alla fine della giornata ci permetteranno poi di fornire alla federazione una panoramica più completa dei piloti, che comprendono ovviamente quindi anche poi una visione sulle loro capacità psicologiche e fisiche, che potranno poi essere anche inserite all'interno della panoramica più generale che verrà fatta nei prossimi giorni in pista. Per quanto riguarda la mia parte, quindi la preparazione atletica dei piloti, lo scopo principale è quello di valutare quelle che sono le capacità fisiche dei piloti qui presenti. Quindi nel motorsport, per noi Formula Medicine, la cosa principale da valutare è la capacità aerobica di un pilota, che al giorno d'oggi è diventata una delle capacità fondamentali. Perché appunto durante una sessione in pista, durante una competizione, il battito cardiaco di un atleta è molto elevato, quindi la capacità aerobica di un atleta deve essere adeguata allo sforzo richiesto. Dopo una prima parte preparativa, il Supercorso inizia ad accendersi nella seconda giornata con le prime uscite in pista. Nonostante la pioggia battente sul circuito, i 6 allievi hanno comunque la possibilità di familiarizzare con i prototipi di Midget Italia,
Per la prima volta inseriti nel contesto della scuola federale. Simili a vetture da turismo, le Midjet infatti offrono un primo banco di prova con le ruote coperte in preparazione dell'ultima fase sulle monoposto. Un nuovo ingresso che ha subito riscontri interessanti da parte degli allievi. Ci rivolgiamo molto anche ai giovani talenti perché è una macchina midget, è una macchina un prototipo, quindi una macchina senza controlli, quindi senza nessun tipo di aiuto, dove quindi si evidenzia molto il talento dei piloti. È un classico passaggio quindi per noi dal kart alla vettura appunto vera e propria in pista, e siamo contentissimi poi di essere qua appunto al Supercorso in questa edizione, la prima volta per noi, e ci riteniamo molto fortunati perché è un onore ovviamente far parte di un programma così importante per il panorama italiano del motorsport e non solo italiano ovviamente. È un onore per me essere qua con la Scuola Federale in questo evento, ci tengo particolarmente a essere presente qui. E sono molto legato a loro. Questa macchina è un prototipo in realtà, è una macchina che serve appunto per far crescere i ragazzi. Questa macchina è nata in Francia, la costruisce la Ligier, il motore è un motore Renault, la macchina ha una carrozzeria di vetroresina, pesa 750 kg, ha una trazione posteriore, cambio sequenziale al volante o manuale. È una macchina che si presta molto a questo passaggio tra il kart e le auto da competizione. Al termine della seconda giornata gli allievi riportano i box delle Midjet e per l'ultima parte del supercorso passano le Formula 4 preparate dal team Prema e gommate Pirelli. A supporto degli allievi c'è sempre la squadra della Scuola Federale capitanata dal direttore Raffaele Giammaria e dal supervisore Giancarlo Minardi. È composta dai 12 istruttori federali che svolgono il ruolo di angeli custodi al fianco dei ragazzi durante ogni sessione. Dopo oltre 130 giri e 600 km affrontati tra prove di partenza, qualifiche e simulazioni di gara, la commissione interna ha quindi tutti gli strumenti per scegliere il vincitore. Il nome nuovo nell'albo d'oro del supercorso è quello di Emanuele Olivieri, vincitore di questa 20ª edizione, al quale si aggiunge anche quello del lettone Thomas Solcermanis, che porta a casa il 4º trofeo cristiano del balzo. Beh, sicuramente porta a casa l'emozione di aver vinto, che è molto bello. Questi 3 giorni sono stati molto importanti per la mia esperienza in Formula e sono molto contento, è stato molto importante, quindi sì, porta a casa molta esperienza. Sì, beh, sicuramente lavorare con tanti istruttori mi ha aiutato molto anche in genere di guida, traiettorie e queste cose qui. Anche fare tanti turni, tanti giri mi ha aiutato, essendo uno che non ha mai girato non tanto su una Formula, quindi sì, porta a casa molta esperienza, sono molto contento. Yes, well, it has been amazing days here. I enjoy. Sono state giornate fantastiche qui. Mi sono divertito molto. Ho fatto diverse esperienze nuove come guidare le Midjet, oltre all'allenamento fisico e mentale che è stato molto duro. Allo stesso modo anche le sessioni con le Formula 4 e le simulazioni di qualifica sono state veramente incredibili, dei momenti ottimi. Alla fine ho provato solo a mostrare a tutti le mie potenzialità. Sono veramente felice per questo splendido trofeo che mi porterò a casa. Sono molto felice per questo trofeo che mi porterò a casa.